stasera dal giro. L'ADA ha ricamato la tappa di oggi, una tappa come sapete ridotta di emergenza, solo 140 km scarsi in sostituzione di quella che avrebbe dovuto prendere le mosse da Santa Caterina Valpurva. Ecco, è giusto dedicare a questo paese che è stato orbato davvero dalla presenza del giro con i molti significati a rimorchio, è giusto dedicare, dicevo, la prima pagina di questo nostro piccolo rotocalco. Si scrive Valtellina e si legge purtroppo sempre di più amarezza. L'amarezza in modo particolare di Santa Caterina Valpurva per questa esclusione forzata dall'itinerario del Giro d'Italia. Questo signore con barba è Tino Pietro Giovanna, ex discesista, ex slalomista, titolare per 7 anni del settore tecnico appunto degli slalomisti azzurri, albergatore e un po' animatore del turismo di Santa Caterina. È inutile dire che si è pianto molto ieri. Sicuramente resta un grosso rammarico per questa tappa che diciamo era una delle decisive. Passo Gavia, arrivare a Santa Caterina, tutti l'aspettavano. Sul Gavia abbiamo visto ieri pomeriggio tantissima gente che così era lì ad aspettare questi atleti. Purtroppo abbiamo verificato dopo, non si poteva passare perché la neve era tanta e sicuramente i mezzi insomma grossi avrebbero fatto fatica. Ma è questa storia dello smottamento che starebbe minacciando non solo il passaggio del Giro d'Italia, che ormai è un problema superato, ma addirittura la viabilità ancora una volta in Valtellina? Questo è il grosso problema, perché sicuramente bisogna decidersi, gli organi competenti devono prendere una decisione in fretta, perché da più anni, insomma dopo i grossi smottamenti dell'87, ogni volta che piove si muove il terreno e si viene a bloccare questa strada. Perciò sicuramente bisogna fare qualcosa di decisivo, portare avanti il problema, perché non si può così con tutta la gente della Valpurva, di Bormio, Livigno, restare bloccati per queste cose. Ecco. L'amarezza di oggi può diventare speranza per il domani, insomma quando potremo tornare a farvi visita con il giro? Ma noi siamo disposti sicuramente tutta la Valtellina a così programmare ancora il Giro d'Italia. E resta però ecco, questo dubbio che non possiamo mettere in programma delle manifestazioni sportive se non si fa questo raccordo diciamo dalla bassa valle all'alta valle sicuro e in fretta. Perdoni l'enfasi, ma possiamo dire forza Valtellina. Sicuramente, poi diciamo a tutti i turisti che insomma si può passare tranquillamente, l'estate è vicina, le prenotazioni vanno bene e possono venire tranquilli in Valtellina, che sicuramente aspetta il sole che non è sempre brutto. L'uomo in apparente stato di arresto, visto la compagnia che ha attorno, è Achille Compagnoni, conquistatore del K2, era l'anno 1954. Perché fra la polizia con il comandante Savarese? Perché è un ex appartenente al corpo di polizia ed è venuto a fare visita al Giro d'Italia e ai suoi commilitoni. Ci vuole ricordare rapidissimamente la sua emozione di quel giorno? Ecco, l'emozione di quel giorno è stata grande, è stata bellissima e la ricordo con piacere. Ma ora dobbiamo ricordare il Giro d'Italia, che è così bello. Mi dispiace che ieri non è arrivato a Santa Caterina, ma io spero che l'anno prossimo il passo al Gavia si possa fare. Ringrazio tutti gli organizzatori del Giro d'Italia, ringrazio la stampa, dello sport e il signor Turiani, che io penso che per Santa Caterina noi gli vogliamo tanto bene, in realtà siamo speranzosi che l'anno prossimo il Giro d'Italia abbia di arrivare a Santa Caterina, che è una valle, l'ultima valle della provincia di Sondrio, ma è bella, è un paesino che merita di vederlo. E Santa Caterina sono tutti entusiasti di rivedere i concorrenti e tutti gli organizzatori. Accanto a Compagnoni, Bartali, due uomini di montagna, seppure per diverse strade. Bartali, c'è più ammirazione da parte tua per le sue imprese o viceversa? Sentiamo prima Bartali. Io già per lui dico sempre, tu mi fai gare fino a 2500 metri, poi siccome io scendo di bicicletta, ti faccio le gare a te. E tanto glielo dico, no? Siamo della stessa età, lo sai, sono 12. Accetta, Compagnoni. Grazie, io invece ho tanta ammirazione per Gino, perché è sempre stato un caro amico. Abbiamo fatto parecchie giornate assieme, anche in Canada, lui mi chiamava Gregario. No, ma era Gregario fino a 2000 metri di lui a me, e io fino a Gino a 8000. Abbracciatevi. Alle 12.
è una curiosità tecnica. Colnago ha detto: ho preparato una forcella speciale, unica, per fare vincere il Giro d'Italia a Flavio Giupponi. È chiaro che la curiosità è tanta da parte soprattutto dei molti cicloamatori che seguono questa rubrica. Ti vuoi spiegare in che cosa è speciale? Ci direi che questa cicletta qua è un po' tutto speciale, in fibra di carbonio, direi che è una cicletta molto più leggera rispetto alle altre, però ha un vantaggio che oltre ad essere più leggera, quindi più facile da portare dietro in salita così in pianura, ed è molto più rigida rispetto alle altre telai. Ecco, ma questa forcella, questa famosa forcella, cosa ha di particolare? La forcella è dritta, come si vede qui, è molto, molto dritta e quindi risponde subito agli scatti e a tutte le sollecitazioni. Tu in che modo ne senti i benefici in corsa? Ogni volta che si scatta così o dopo le curve o soprattutto anche in discesa si tiene molto meglio rispetto all'altra e quindi si ha dei vantaggi notevoli. E quando uno risparmia sullo scatto, scatta prima o riesce meglio a comandare la bicicletta, direi che sono dei vantaggi molto, molto notevoli. E anche i due tubi danno una mano in questo? Sì, direi che i due tubi così in fibra di carbonio così rende il telaio molto più rigido, quindi non ci sono dispersioni. Facci vedere dove sono, scusami. Questi due tubi partono qua vicino alle dove c'è la fortinizia della forcella fino in fondo al movimento. Direi che appunto questi due tubi qua permettono di essere molto molto più rigida e quindi dei vantaggi soprattutto sullo scatto e sulle distanze. Basterà questa bicicletta per farti vincere il Giro d'Italia? Ma sicuramente la bicicletta è molto, con una tecnologia molto avanzata, però ci vogliono sempre anche le gambe. Una volta come oggi arrivo a Meda, in fondo non lontano da casa tua, tutti avrebbero gridato: vince Saronni, vince Saronni. Che tempi, eh? Che tempi, oggi invece non si sa chi gridare. Però ti sei già piazzato al quinto posto in una volata anche quest'anno. E allora la strada la conosci ancora? Ma sì, effettivamente sono... hai detto delle cose giuste, però vedi, il ciclismo di oggi non... non puoi più dire chi può essere oggi il vincitore. Non solo Saronni non vince più, ma mi sembra che nessuno oggi vince più. Che cosa è venuto a mancare rispetto ai tempi vostri, intendo tuoi e di Moser, quando litigavate, ma in fondo c'era un certo ordine nel gruppo? Beh, sicuramente io e Moser abbiamo fatto nei nostri anni d'oro sicuramente delle grandi cose. È chiaro che gli anni passano per tutti e il ciclismo è cambiato. Il ciclismo è cambiato, nessuno ancora l'ha capito, il ciclismo di oggi. Soprattutto chi lo spiega alla gente. E d'altra parte il corridore vincente come una volta non c'è più, oggi ogni giorno ci può essere un corridore nuovo. Questo purtroppo lo sportivo non l'ha ancora capito. C'è un uomo su tutti che sta inseguendo una vittoria dall'inizio del giro, eccolo. Maurizio Fondriest, una tappa mi sembra abbastanza buona per te, allora? Ma è dall'inizio del giro che cerco di vincere e non ci sono riuscito. Sono andato vicino due volte. E adesso manca meno di una settimana alla fine del giro, però oggi si può dire che è una tappa da velocisti, domani c'è una cronoscalata, dopodomani c'è l'arrivo a Tortona e il finale c'è qualche collina, forse potrebbe essere adatta anche ai miei mezzi. Il giorno dopo l'arrivo a Spezia è dura, però il finale può permettere anche dei recuperi. In queste due tappe cercherò di fare qualcosa. Se Santa Caterina di Valfurva piange, Sondrio ride, è diventata la sede di partenza di questa 17ª tappa e subito si scatena l'offensiva, naturalmente in vista di traguardi parziali. Questo intergiro è vinto dal suo leader Fidanza davanti a Cimini e Martinello. Sono le 13 di oggi, mentre l'Italia va a tavola, i girini vanno incontro ad una fatica relativa, solo 139 chilometri, con una sola collina, il colle di Balisio, che viene scavalcato per primo da Giuliani davanti a Herrera e Conti. Qui siamo a 18 km dal traguardo, il balzo è repentino ma è autorizzato dal fatto che il plotone fino a questo punto ha letteralmente addormicchiato e noi non vi mostreremo mai i corridori che vanno a spasso. Avete già intravisto i tre golden boy del ciclismo italiano, Fondriest, Bugno e Argentina, alle prese con Anderson e Yerman, ed è proprio Anderson che incredibilmente ad un chilometro dal traguardo scatta e sorprende tutti i nostri che rimangono a guardarsi. Un'azione basata sulla sorpresa ma anche sulla potenza che Anderson aveva tentato ripetutamente nelle tappe precedenti, mai gli era riuscita, qui con pieno merito quindi va a conquistare questa vittoria ma con un pizzico di sgomento per quanto riguarda i nostri che sono rimasti a guardare. Argentin Bugno Fondriest, ecco Yerman, il plotone ha lasciato fare questo gruppetto di elite che era in avanscoperta, ora viene regolato in volata dal giovane Martinello mentre esulta, vedete, un compagno di squadra di Anderson. Bugno, che cosa è successo esattamente nell'istante in cui Anderson è partito?
È partito al momento giusto, ci siamo guardati un attimo in faccia, ha guadagnato quei 100 metri che gli ha permesso di vincere. Sarebbe stato anche pericoloso in volata, però sarei aspettato un attacco simile, però avrei pensato male anche Yerman, che era quello meno veloce, che avesse rintuzzato l'attacco, invece sono andato in verso sbagliato. Poi ovviamente chi tirava di più avrebbe perso la volata. Io ho provato, fatto la mia parte, gli altri hanno fatto un po' la loro, ma non è bastato per andare a prendere Agnes. Caro Giro d'Italia, tu che con le tue entità più nobili, il vecchio caro ciclismo italiano, il Gavia, l'organizzazione, hai conosciuto in questa edizione tanta ma tanta Serie B, Serie B di giornata, anche con la decisione di ieri di rinunciare a quella grande vetta intitolata niente po' di meno che a Coppi. Fai sì, tu caro Giro, che sei vicino agli angeli, ai santi, a tutte quelle persone insomma importanti lassù che contano, fai sì che non si consumi un reato di Serie B anche nel calcio. Insomma, in parole molto povere e molto ricche, perché ci metto dentro tutto il mio cuore di tifoso e con tante scuse al resto del calcio italiano, salva dalla Serie B il mio Torino. Gianpaolo Ormezzano, La Stampa, Torino, Toro. 4 secondi è la misura della beffa di Anderson nei confronti del trio italiano formato da Bugno, Argentine, Fondriest, che si sono classificati nell'ordine alle sue spalle. Poi al quinto posto lo svizzero Yerman, al sesto con 15 secondi di ritardo Martinello ha regolato il plotone. Yoho è settimo, Di Basco ottavo, Cimini nono e al decimo posto Gambirasio. Soppresso i legavi, la classifica generale è sempre la stessa. Fignoni in maglia rosa, al secondo posto Giupponi con un primo e 50 secondi di ritardo, al terzo Amstin, l'americano con 2.31, quarto è Chioccioli a 2.51, quinto Zimmerman a 3.03. Seguono sesto Giovannetti, settimo Roche, ottavo Breaking, nono Conti, decimo Le Carreta. Il domani ci porta, come sapete, a Monte Generoso in Svizzera. È particolarmente prezioso, sarà il lavoro di Giovagnoli, Severoni e Dottori, questi ragazzi che stanno smontando il ponte di ricezione degli elicotteri. Vi trasmetteremo da lassù la cronometro individuale, dalla quale la classifica generale aspetta un assetto probabilmente definitivo o quasi. Primo concorrente alle 13 sono 10 km e 700 metri, pendenza media del 7,5%, pendenza massima del 14%. Appuntamento in quota quindi, ma come sempre appuntamento in giro sera. A domani.